Milano capitale della moda, Milano capitale del design, Milano capitale dell'industria italiana e dell'imprenditoria. Tanti primati, tutti ben conosciuti, ma altri lo sono meno. Milano, per esempio, è la capitale italiana del badminton, disciplina olimpica e paralimpica, nota ai più come volano, che è in costante crescita grazie ai circuiti scolastici, dove crescono i giovani campioni che oggi cominciano a togliersi alcune soddisfazioni anche a livello internazionale. Il badminton è uno sport olimpico, in ascesa, in crescita in Italia, perché i numeri ci stanno dando ragione, stiamo aumentando il numero dei nostri tesserati, siamo a 35.000, considerando che comunque l'aumento è sostanziale nel mondo dei giovani, nel mondo della scuola. Infatti è uno tra gli sport scolastici più diffusi, anche perché è uno sport che è di pari opportunità, ragazzi e ragazze, e anche di poco costo. Per quanto riguarda i risultati a livello internazionale, noi in particolar modo nei giorni scorsi abbiamo partecipato ai Giochi del Mediterraneo, abbiamo ottenuto una medaglia d'argento col doppio femminile e una medaglia di bronzo col doppio maschile, quindi diciamo che la nazionale, il top, che sono i ragazzi della nazionale, stanno cominciando a raccogliere risultati importanti in giro per il mondo. Ma perché questo accada servono le strutture adatte, ed è qui che Milano scende letteralmente in campo con il Pala Badminton, l'unica struttura federale dove i giovani atleti tesserati, a partire da quelli della nostra nazionale, possono venire ad allenarsi 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Benvenuti nella casa italiana del badminton. Milano è stata chiamata da molti dei nostri sostenitori la casa del badminton. Perché la casa del badminton? Perché qui la struttura nella quale noi siamo in questo momento è l'unico palazzetto dedicato al badminton. È stato realizzato nel 2009, era una vecchia struttura alla quale poi è stato fatto un lavoro di restyling, e da un vecchio bocciodromo abbiamo costruito, ristrutturando, abbiamo costruito, ripeto, l'unico palazzetto, come potete vedere, con 6 campi dedicato. Tra l'altro è un centro di allenamento riconosciuto dalla Federazione Internazionale, e quindi Milano ha l'opportunità all'interno dei suoi impianti di offrire al badminton, quindi a una disciplina di valore e di livello internazionale, ma anche di diffusione internazionale. Pensiamo che il badminton è uno tra i 2-3 sport più diffusi nell'area asiatica, quindi anche in Europa ora sta crescendo. Abbiamo la Danimarca, abbiamo la Spagna, abbiamo la Francia, che sono ad alti livelli, e noi speriamo di seguire questa strada. Il Pala Badminton ci permette di ospitare gli atleti del centro tecnico federale, che appunto vivono, si trasferiscono qui, vivono e sono seguiti da uno staff tecnico, con tecnici di primissimo livello. Siamo al quartiere QT8, ai piedi del Parco del Monte Stella, non lontani da Piazzale Lotto e dallo stadio di San Siro. Qui il Tempio del Badminton ospita ogni giorno allenamenti e gare, ma la struttura, con i suoi 6 campi, gli spalti, le palestre e gli spazi amministrativi, necessita di qualche lavoro extra per arrivare davvero al top. È necessario offrire anche loro una possibilità di poter dormire e mangiare in una foresteria a loro dedicata. Esiste già un progetto che è stato fatto diversi anni fa dal Comune di Milano in collaborazione con i servizi, e che vedrebbe la costruzione di una foresteria qui nella fascia di confine del terreno tra il Pala Badminton e il 25 aprile. Una struttura che potrebbe essere messa a disposizione anche per coloro che praticano atletica leggera, quindi un progetto lungimirante anche di non solo di collaborazione tra federazioni, ma anche di valorizzazione dell'alto livello. Assieme a questa possibilità, quindi, di poter vivere vicino al Pala Badminton, studiare, potersi allenare e poter condividere meglio le ore di lavoro, di sport e di svago, c'è un'altra priorità, che è quella della fognatura, perché purtroppo l'impianto non è raggiunto
appunto dalla rete fognaria, abbiamo delle fosse biologiche, lo abbiamo scoperto appena abbiamo preso in convenzione, abbiamo firmato la convenzione nel 2009 col Comune di Milano. Sono due le fosse biologiche e c'è già abbiamo incaricato un progettista nel fare rilievi, nel cercare di trovare una soluzione. La soluzione diciamo prospettata, quella più immediata, è quella di poter fare un collegamento della fognatura all'inizio di via Cimabue, perché il comune arriva con l'impianto fognario all'inizio del 25 aprile, quindi si tratta di fare circa 250 metri di rete fognaria per poter servire l'impianto e quindi poter assicurarne il miglior funzionamento. Una cosa che abbiamo realizzato negli ultimi anni, per esempio, è l'accesso ai disabili con queste montascale, perché noi non solo facciamo badminton ma facciamo anche para badminton, per cui qui vengono atleti in carrozzina, vengono atleti amputati, vengono atleti che hanno difficoltà di tipo motorio, e anche in quel settore stiamo ottenendo degli ottimi risultati a livello nazionale e internazionale, ricordando che comunque il para badminton è una disciplina anch'essa paralimpica, quindi così come il badminton fa parte del programma dei giochi olimpici, il parabadminton fa anch'esso parte del programma dei giochi paralimpici. Il tutto senza dimenticare i temi di maggiore attualità, a partire da quello della sostenibilità. Siamo al secondo anno di report sociale e è una federazione molto attenta alla responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile. Stiamo rendendo questo impianto ecosostenibile e soprattutto stiamo cercando di adattare le linee guida internazionali che prevedono appunto il green event e la minimizzazione dell'impatto negativo, quindi trasporti pubblici, quindi riciclo, quindi plastic free, quindi una serie di elementi che ci collocano anche a livello europeo all'avanguardia rispetto ai temi della sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, perché tutti gli eventi che vengono organizzati al Palabado intorno di Milano sono degli eventi che propongono anche delle attività di inclusione sociale, di integrazione e di valorizzazione della comunità di riferimento.